Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio MPA, siamo in diretta con Visioni e Professioni, rubrica ideata e curata da Studio Stratego, in redazione Giuseppe Alvigi, Marco Sabino e Armando Polacco. Uh, prima uh, di iniziare a presentarvi il nuovo ospite, vi ricordo come consedutine che questa puntata sarà visibile anche sul portale Più Economia Campania sul sito di Radio MPA e sul sito del Polo delle Professioni, nonché anche sulla pagina Facebook di Studio Stratego. Ma introduciamo subito l'ospite, l'amico eh, Enzo eh, Maraio, avvocato, assessore al turismo del Comune di Salerno e dirigente del Partito Socialista, di cui è anche eh, responsabile del Mezzogiorno. Sbaglio Enzo? Sì, giusto, giusto. Ecco, quindi voglio dire, oggi una, una trasmissione eh, con una figura, eh, un professionista che però svolge più ruoli. E quindi eh, quello, il concept del, di divisione e professione è proprio analizzare, fare una chiacchierata oggi con Enzo e analizzare qual è la visione di Enzo eh, del ruolo che occupa, sia eh, da un punto di vista istituzionale ma anche da professionista in quanto avvocato. Ma per intanto buonasera, grazie dell'invito. Buonasera ai radioascoltatori di MPA. Eh, ovviamente la visione in un momento eh, come quello attuale che stiamo passando in Italia è evidente che occorre mettere in moto le menti, eh, approfittare del valore e del merito insomma, che c'è nel nostro paese e ripartire. Eh, c'è cioè una frase, vorrei partire da questa che mi ha molto colpito, di, di Papa Francesco che ha detto eh, qualche giorno fa, credo la Domenica delle Palme, ha detto non fatevi rubare la speranza, l'ha detto soprattutto ai giovani, io credo che da questo punto di vista il nostro impegno deve essere soprattutto quello di riappropriarci in qualche modo del, eh, della possibilità di contribuire a costruire il nostro presente e poi il futuro. Perché una visione senz'altro che dobbiamo mettere è quella di recupero dell'attivismo e del dinamismo che manca probabilmente in tante fette della nostra società. Ecco Enzo, però un, un giovane, eh, um, sei quarantenne, giusto? Qualcosa in più, ma siamo lì, dai. No, qualcosa eh, in meno, eh. Qualcosa eh, in mi, fa... mi hai, mi hai, perdone, mi hai volevo ucciso, dire qualcosa, diciamo, Volevo dire qualcosa, qualcosa in meno, io sono un quarantenne. <ride> io ne ho 34 Dove. per la verità, però vabbè, ecco, va bene. Va bene uguale. Un, gio, un giovanissimo, no? Che <ride> abbasso, si affaccia al, al, al ruolo uh, politico eh, eh, diventando, avendo anche l'incarico di responsabile del Mezzogiorno. Da professionista, da avvocato, da operatore eh, del mondo delle professioni, come ti approcci tu a questo ruolo? Qual è il, diciamo, lo spirito che ti ha animato, ti anima e allo stesso tempo l'esperienza che stai facendo eh, sul campo, eh, facendo un confronto tra le due professioni se è possibile farlo? Ma sicuramente diciamo, io ero bambino e già avevo le idee chiare che la mia grande passione era quella della legge in generale, per cui questo fu il mio percorso che mi ha portato poi a diventare avvocato, a fondare le radici diciamo, in una determinazione molto forte che avevo da bambino. È evidente che in questo periodo insomma, anche le varie categorie professionali vivono una grande difficoltà e questa la si sente, la, la, la esprimo anche io, una difficoltà di, diciamo, di una società che non consente poi con tanta facilità di, eh, di potersi in qualche modo affermare. Eh, la, la difficoltà i due ruoli sono sicuramente significativi, ruoli importanti che mi tolgono eh, tanto tempo, ma sul, sui quali ovviamente metto tutto l'entusiasmo possibile sia per il ruolo politico sia per il ruolo professionale, difficilmente compatibili e non sempre riusciamo a renderli compatibili perché ci vuole tanto tempo e tanta passione per l'uno e per l'altro. Io ci provo con sforzo e spero di riuscirci abbastanza bene sia nell'uno che nell'altro. Il percorso politico mi ha portato a diventare responsabile a mezzogiorno di questo partito, eh, avendo io fatto un percorso di tanto impegno, nel, prima nella federazione giovanile del partito poi all'interno del partito quindi con un impegno che mi ha portato a questo ruolo significativo ed importante che porto avanti, che mi porta anche in giro e mi consente di confrontarmi con altre realtà del mezzogiorno in un momento di grave difficoltà e di grande crisi per la quale ovviamente c'è bisogno di tante idee per rimettere in moto per quanto riguarda la professione è inutile dire che certo non ci facilitano le, le novità legislative immagino, diventa immagino. sempre più difficile è il tra il di dire che l'assessore che aiuta l'avvocato o l'avvocato che aiuta l'assessore? Ma eh, sicuramente si aiutano a vicenda perché la politica insegna, insegna sicuramente ad approcciarsi con gli altri insegna ad avere un linguaggio chiaro possibilmente quindi questo è utile per la professione Così come la professione aiuta la politica perché il problem solving che è tipico del, degli avvocati che devono trovare diciamo, dalle cause e dai problemi la soluzione, questo aiuta ovviamente anche nel, nell'ambito politico e per l'impegno politico. Abbiamo accennato anche qualcosa eh, inerente al turismo, ovviamente tu sei assessore eh, al turismo del Comune di Salerno, ecco la curiosità che ti volevo... Uh, lanciare che ti volevo in qualche modo chiedere. Dopo il successo uh, uh, anche in questa stagione di uh, Lucida Artista, uh, si sente dire che state già lavorando. Per uh, la, il prossimo evento, il prossimo dicembre. Ci saranno delle curiosità, delle novità? Abbiamo sentito che il sindaco si è incontrato con, uh, con dei commercianti del centro storico. Ecco, cosa ci puoi dire? C'è qualcosa che bolle in pentola? La città, ma non solo la città di Salerno, la provincia e forse sicuramente anche tutta la regione, aspetta con ansia ormai un appuntamento diventato uh, tra, tra i più uh, importanti a livello nazionale. Ma per intanto credo che l'evento delle luci d'artista ne facevi cenno tu prima eh, abbia avuto il grande merito di far consolidare il turismo a Salerno e soprattutto di far fare un salto di qualità che era il nostro obiettivo e passare da città a voca vocazione turistica a città realmente turistica. I dati ce lo confermano, ci sono grandi soddisfazioni che stiamo avendo e perché dico che le luci d'artista sono il grande evento che ha portato grande beneficio, perché credo che lì abbiamo avuto il massimo della visibilità a livello nazionale e internazionale con questo evento e non a caso ti do una mezza anticipazione, mezza perché l'ha appena detta il sindaco in giornata, Beh. che mentre l'anno scorso abbiamo avuto un, un gemellaggio con la città di Stoccolma, eh, avendo le renne che stavano crescendo. Bellissima nella piazza di Stoccolma, città di Stoccolma. <ride> Quest'anno c'è stato un approccio da parte del comune di Bruxelles, della municipalità di Bruxelles, per cui credo che evolverà questo, questo gemellaggio in qualche modo tra la città di Bruxelles e la città di Salerno. Questa deve mettere in evidenza che appunto dal punto di vista turistico stiamo diventando realmente una città che è posta all'attenzione delle, delle altre destinazioni turistiche. Qui credo lucida artista ci saranno ulteriori elementi di novità nonostante la crisi, ci investiamo, è l'evento più significativo, ci ha portato davvero tantissima gente nel periodo che tra l'altro in una città di mare eh, non avrebbe sicuramente conosciuto come presenza turistica, teniamo migliaia e migliaia che pernottano nei nostri alberghi con tantissime persone che, turistiche che vanno anche negli alberghi limitrofi, perché poi il grande merito di certo. questo evento è proprio questo, certo. quello di portare grande sviluppo non soltanto alla città di Salerno, ma di irradiare tutti gli effetti positivi anche a tutte le città. Svolgiamo mh, le il vero ruolo di capoluogo provincia. di provincia, no? Perché... Turisticamente, Amalfi e Positano ci hanno sempre in qualche modo eh, così, fatto passare in secondo piano, forse da questo evento, e non solo questo evento, ma la, la lungimiranza dell'amministrazione che in questi anni sta, eh, sta ponendo in essere, eh, per la prima volta noi da, da Salernitani ci sentiamo il capoluogo, anche da un punto di vista turistico. Wow, questo è un sì. merito, ovviamente. Questo mi fa piacere che si percepisca anche a Salerno e sicuramente è un dato che è percepito dai turisti, perché effettivamente prima diciamo il ruolo di Amalfi, della costiera amalfitana, della costiera cilentana era molto predominante rispetto invece a quello della città di Salerno il comune capoluogo che tra l'altro si trova in una posizione geografica strategica Assolutamente. sia come ruolo di cerniera tra le due costiere forse più belle al mondo ma anche come per la sua localizzazione baricentrica anche in, in regione Campania, vicino ai più, gra più grandi attrattori della regione Campania, Pompeia, uno schioppo, lo stesso costiera amalfitana e cilentana e oggi il dato significa e credo che questo sia poi il dato più, più importante da sottolineare. Che... Eh, oggi i pacchetti base mettono Salerno come luogo di permanenza media per i pernottamenti con eh, visite ed escursioni in Costiera amalfitana e in Costiera Cilentana, ecco, questo, ribaltando quanto è possibile. Questo è un elemento importante perché eh, anche, poi toccheremo magari successivamente anche il discorso dei croceristi, quindi delle, delle, delle crociere, però come fare per, per far sì... Uh, sicuramente ve lo sarete chiesto e ci starete lavorando per far sì che i turisti non siano solo turisti mordi e fuggi nel senso uh, persone che intasano la città e questo è un, è un, è come un dazio che i salernitani in qualche modo devono pagare eh, Salerno uh, uh, come, dire, come struttura fisica della città è quella non ci possiamo inventare certamente altre strade quindi ovviamente soprattutto per lucida artista, sta, voi state facendo tanto, però la città vive la difficoltà di un intasamento eh, incredibile, però come si può fare per mettere in campo delle strategie affinché il turista abbia la possibilità anche di portare economia sul territorio, non solo negli alberghi laddove eh, pernottano, ma anche poter portare via un'esperienza legata ai prodotti tipici, un'esperienza legata alla visita di eh, parti della città e della provincia, magari meno eh, conosciuti eh, del Duomo, piuttosto che di altri eh, elementi grossa visibilità e che allo stesso tempo possano dare un ritorno eh, al territorio da un punto di vista economico e portare in giro il, il nome di Salerno eh, a 360 gradi Vi state, eh, ci state lavorando su questo? Ma allora, per intanto la crescita urbanistica che ha avuto Salerno nei decenni precedenti a questo periodo, quindi un po' nel passato, è stata una crescita, come giustamente sottolineavi, un po' disorganizzata, nel senso che le strade sono strette, non sono lineari, non c'è stato un quadro chiaro che è stato seguito nell'espansione nella urbanistica della città. Però c'è una soluzione, per la verità. Io credo che l'80-90% dei problemi legati alla mobilità che abbiamo riscontrato con le lucidartiste, è vero che sono un dazio oggi da pagare, ma speriamo di non farlo pagare più ai salernitani, perché credo che la soluzione possa essere e sarà sicuramente la metropolitana. Immaginate col funzionamento e la partenza di una metropolitana quanto riusciamo a portare fuori dal centro l'intasamento e quanto riusciamo a distribuire sull'intera città o nelle zone limitrofe collegate dalla metropolitana ovviamente l'afflusso e l'affluenza delle macchine in città. Diventa sicuramente una, non dico la panacea di tutti i mali, ma sicuramente diventa un grande elemento sul quale ribaltare e cambiare le rotte in qualche modo sulla mobilità a Salerno. Come fare? È evidente che in questo gioca un ruolo importantissimo il privato. Io credo che le amministrazioni pubbliche debbano continuare a fare gli investimenti sull'attrattività, sul marketing, su, per inventarsi quotidianamente come fare ad attirare. E, e ci stiamo riuscendo. Eh, vi dico un'altra anticipazione: fra qualche giorno avremo, ad esempio, un grande evento della Coca-Cola a Salerno, a piazza Flavio Gioia. Avremo bibite, si potrà in qualche modo cenare in compagnia e la Coca-Cola porterà le bibite, ognuno da casa si porta, una cosa simpatica. Un'iniziativa fatta in altre città. E che potranno portarsi, diciamo, il cibo da casa e bere in compagnia con la Coca-Cola. Questo lo dico a dimostrazione del fatto che le grandi, le grandi marche, le grandi firme, dire, del mercato internazionale pongono l'attenzione. Quindi, da questo punto di vista, il nostro ruolo, tediamo, di portarlo avanti. Ma occorre oggi fare un salto di qualità, mettendo in evidenza il privato e il ruolo che il privato deve avere per far crescere l'offerta turistica. Quindi, migliorando l'accoglienza, migliorando la rete, la sinergia. E dico questo dando una responsabilità per le istituzioni e concludo perché non dimentichiamo che questo non è facilitato dalla, ad esempio dall'istituzione regionale che è la Campania eh, che avrebbe dovuto fare un, una legge regionale sul turismo e che ancora oggi nella, nella regione più importante dal punto di vista turistico d'Italia probabilmente manca una legge regionale sul turismo. Stavamo parlando di turismo, stavamo parlando di luci d'artista, l'evento principe, però eh, negli ultimi anni sta accadendo qualcosa di molto interessante e penso ai croceristi, penso alle navi crociere, penso alla prima nave crociere MSC che eh, diciamo, ha, ha cominciato a investire su Salerno, ora ehm, abbiamo un altro grosso vettore eh, Royal Caribbean, giusto? Uh, e tutto questo significa portare persone, migliaia di persone in città. Purtroppo Piazza della Libertà e la Stazione Marittima stanno avendo qualche momento di difficoltà, si stanno allungando un po' i tempi, ma quando sarà pronto tutta quel, quella parte, quel fronte di mare, sarà uno spettacolo arrivare a Salerno, ancora di più di quanto lo è già adesso. E su questo ti volevo fare qualche domanda, perché è vero che i croceristi rimangono per poche ore su Salerno, ma voi come vi state attrezzando al di là di offrirgli eh, appena sarà possibile che i lavori saranno terminati un salotto eh, tutto di pieno rispetto, però come vi state attrezzando per sfruttare anche da questo punto di vista, sempre dal punto di vista territoriale, marketing territoriale, promozione dei nostri prodotti, come vi state attrezzando per sfruttare questo canale? Allora, per intanto ci sono tre elementi di novità che mi fa piacere raccontarvi. Eh, negli anni, questa che è stata una visione di MSC e del sindaco De Luca, ha portato a Salerno e ha consolidato l'arrivo di tantissime, cioè parliamo di centinaia di migliaia di persone che vengono, 100-120 mila all'anno. E I tre elementi di novità sono questi. Uno, abbiamo aumentato questo percorso e abbiamo implementato il numero di navi da crociera, quest'anno ne arriveranno 79 nella nostra città, da maggio fino a dicembre. Secondo elemento di novità è l'ampliamento temporale di arrivo delle navi, non più fino a settembre-ottobre come negli anni scorsi, ma addirittura fino a dicembre eh, perché vogliamo valorizzare anche le luci d'artista che abbiamo in quel periodo per cui immaginiamo appunto che, che possano uh, vedere anche le luci e quindi riducono... Quelli sicuro non intasano il traffico. Quelli sicuro non intasano <ride> il traffico, questo è vero. E poi il terzo elemento di novità è esattamente il periodo di permanenza della nostra città che anche in questo caso abbiamo aumentato perché... Eh, oltre il 60% delle navi che verranno a Salerno, ricordiamo dai principi di maggio con la frequenza di due a settimana, e fino a fine dicembre, come dicevo, ehm, rimarranno nella nostra città fino, eh, quindi dicevo il 60-70% fino alle 18-19 di sera, quindi arrivano a prima mattina, 7, 8, 9, insomma, fino, saranno per 8, 9, 10 ore in città, quindi c'è tutto il tempo per visitare la città e offrire di tutto. Ovviamente, come abbiamo avviato il percorso per intercettare questi flussi e dare delle opportunità al territorio? Ogni compagnia, perché oltre a MSC, Royal Caribbean, viene Costa Crociere, vengono anche altre Carnival Breeze, tutte le più importanti Celebrity Cruises, tutte le più importanti compagnie. La prima e la seconda ci sono al mondo, eh, che sono, sono appunto Royal, Celebrity, eccetera. Vengono a Salerno e al, nel, nel sottobordo della nave. MSC con una società, eh, invece Royal Caribbean con altre, le altre ovviamente con altre ipotesi eh, di organizzazione, eh, vengono accolte da una, una serie di eh, privati. Eh, commercianti privati in qualche modo che vengono organizzati con dei prodotti tipici locali anche dei consorsi non soltanto della città di Salerno ma di tutta la provincia che ovviamente eh, accolgono questi croceristi, danno informazioni e possono vendere anche i loro prodotti. E proprio su questo argomento col collega Picarone al commercio, proprio nelle scorse settimane abbiamo incontrato il mondo dell'artigianato e del commercio salernitano. Un'altra news ci stai dando, eh! Un'altra news, per avere qualcuno <ride> l'ha detta, diciamo. Però abbiamo, siamo, abbiamo avviato un percorso perché vorremmo che anche i prodotti dell'artigianato salernitano, in senso ampio, venissero esposti nel sottobordo e quindi come primo approccio della città per i croceristi. Tutto questo lo riusciamo a fare, lo dicevo prima, con il consenso e con la collaborazione dei privati e in questo caso del commercio che ha cominciato, lo dicevi prima, anche in alcuni incontri con il sindaco e su spinta del sindaco a garantire delle aperture domenicali e anche delle aperture negli orari che insomma, servono ai croceristi e che magari sui quali non siamo ancora pronti come mentalità. Vedo qualche segnale positivo in questa direzione, stiamo facendo un salto di qualità e credo che ne avremo beneficio a livello di sviluppo economico e di sviluppo turistico. Eh, D'altronde il, 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 il turismo è veramente il futuro per questo territorio, se si pensa che eh, grazie anche alla crisi che negli ultimi anni ci sta veramente mettendo in ginocchio un po' tutto il sistema economico, abbiamo una, ormai una zona industriale che è diventata, eh, non so nemmeno come chiamarla, perché... Mh, di aziende se ne vedono veramente pochissime, la Penitalia, ex Penitalia eh, sarà la prossima vittima di questa, eh, di questa fuga diciamo, dalla, di capitali e di eh, attività produttive dal, dal nostro territorio. Quindi è importante ecco, la visione. Eh, in questa trasmissione eh, affrontiamo dei temi, non tanto per raccontarli, perché ovviamente ci sono altri, altri contenitori che, che parlano e stanno sulle notizie. Uh, noi cerchiamo di approfondire dei temi per fare in modo che uh, si capiscano uh, quali sono appunto, le strategie, le macro strategie, per, far sì, per dare uno spunto, per dare le, un, un indirizzo anche ai giovani. Eh, noi abbiamo un'università che sforna, anche se in media adesso la media sta calando eh, a livello nazionale e anche a Salerno, ma comunque sforna uh, decine di migliaia di, di laureati. Eh, ma purtroppo questi ragazzi eh, le imprese non ci sono, hanno difficoltà di inserimento lavorativo. Ecco, allora avviarli a un'impresa eh, legata al turismo, forse in questo momento è, è il suggerimento che l'assessore, giovane assessore del comune di Salerno, mh, credo oh, possa dare, no? eh, è in linea con le vostre, con le vostre strategie. Sono perfettamente d'accordo su quanto detto perché oggi i giovani devono decidere il percorso formativo anche alla luce delle opportunità che stanno all'esterno, quindi quello che il mercato del lavoro richiede. E credo che il turismo sia uno dei settori più fecondi da questo punto di vista e quindi io spesso anche a fare turismo qualche settimana fa ho invitato i giovani a, a raccontare le loro esperienze e soprattutto ad investire in questo settore del, e formarsi per, per il turismo che offrirà sicuramente delle grandi opportunità. Eh, noi abbiamo indicato, eh, è il settore strategico per la nostra città, ci stiamo investendo tanto, la stazione marittima, l'arredo urbano, tutto quello che abbiamo previsto fa parte esattamente della costruzione di questa città turistica. Quando i croceristi arrivano, arrivano così numerosi e li abbiamo organizzati, ovviamente quando arriveranno nella stazione marittima avranno la sensazione ovviamente più bella di accoglienza. Oggi stiamo ovviamente attrezzandoci al meglio. Però, da questo punto di vista, possiamo dire che ovviamente le scelte che debbono essere fatte anche dal punto di vista formativo da parte dei giovani devono essere compatibili a quello che il mercato chiede. Non si può più eh, consolidare l'idea, magari, che tutti fanno gli avvocati, tutti fanno i commercialisti. O anche perché fanno... siete tanti, a Salerno siete veramente tanti. Molti, davvero <ride> molti. Siamo quanti Qui... a tutti gli avvocati della Francia. Cioè, ho visto che eh, una cosa, gli avvocati, soltanto in Lombardia, lessi sì. questa notizia. Solo in Lombardia sono tanti quanti gli avvocati in tutta la Francia. Senti, ma uh, uh, parlando di turismo, no? noi ci conosciamo da qualche anno, da molti anni, eh, abbiamo una, una passione comune, ora ci ascolteranno anche fuori dai confini salernitani, ma noi siamo salernitani e siamo anche fieri di esserlo, quindi lo, lo, lo gridiamo anche col microfono in mano. Ecco, ma la salernitana, giusto per uh, così smorzare anche un po' gli argomenti seriosi di cui abbiamo parlato. Ecco, la Salernitana eh, sta ritornando nel calcio che conta, abbiamo, grazie anche al Sindaco, abbiamo avuto la fortuna di avere un, un imprenditore eh, quotato eh, di, di alta visibilità nazionale che ha investito su questa città e ci starà portando anche con qualche con, ultimi tempi con qualche così come dire con qualche critica che piove fibrillazione fibrillazione troppo, ci sta portando diciamo. nel calcio che conta, ecco l'elemento salernitano è ovviamente anche un elemento turistico uh, far conoscere gli anni che abbiamo pochi anni anzi un anno siamo stati in serie A però tanti anni di serie B comunque ci hanno dato l'opportunità di farci conoscere come città in tantissimi contenitori e migliaia di tifosi che eh, invadevano la nostra città e viceversa tanti salernitani in giro. Ecco eh, come si può fare, oltre, se si può fare qualcosa, oltre quello che già l'amministrazione ha fatto, si è messa in, in gioco, ha, ha, ha dato il titolo diciamo, all'imprenditore importante, come si può fare per far sì che eh, ci sia una continuità e che la serenità non, eh, non possa essere per forza o semplicemente legata al mecenate o all'imprenditore di turno che viene a investire sul nostro territorio, ma se poi le cose non vanno bene eh, gira i tacchi e va via e ritorniamo poi eh, nella, nel, nella difficoltà più assoluta. C'è qualche strategia, il turismo può fare qualcosa come indotto da una parte e come, o come elemento eh, trainante dall'altra parte per, per eh, lavorare affinché questo fenomeno calcistico che è un fenomeno di massa. Possa, possa diventare una, una realtà in questa, in questa città? Ma per intanto la ricetta è scontata, non la invento io. Credo che si debba partire a Salerno dall'investimento forte sul vivaio giovanile. Se vogliamo, ehm, se vogliamo slegarci in qualche modo, eh, eh, lo capisco perché a Salerno non era scontato ripartire dopo vari fallimenti, in pochi anni, ripartire sempre da capo. Oggi abbiamo avuto la fortuna che. È, diciamo, è stata un'intuizione del sindaco quella di lanciare questo appello che è stato colto da tantissimi imprenditori nazionali. Anche da questo punto di vista è evidente che la città era attraente, per cui certo. molti sono venuti a investire, tra i quali Lo Tito, meglio si erano candidati per investire calcisticamente a Salerno. E il calcio è un fenomeno di massa: muove tante persone, ci sono tanti tifosi che vanno in trasferta, quindi c'è l'opportunità di conoscere. Eh, varie destinazioni, varie città, la stessa televisione, in qualche modo, nei weekend è, in, è inondata di programmi sportivi, di programmi calcistici. Per cui, ritornare per noi nelle serie eh, che contano significa riporci alla ribalta anche dal punto di vista turistico. Il turismo, senz'altro, beneficia delle, delle partite importanti per quello che dicevo, per immagine, perché la gente viene, conosce e sta. Come d'altronde, ed è anche la conoscenza che ci accomuna con Antonio, come facciamo noi un tempo. La conoscenza è nata sui gradoni. Nata sui gradoni di qualche stadio, non, non particolarmente diciamo, grande. Grande, no, no. Eh, eh, Perché poi abbiamo sofferto tanto. No, però dico, va, ricette non, non ce ne solo. Sicuramente è, è il, mh, lo sport, il calcio serve al turismo, sì, però, il turismo si muove col eh calcio. Servono gli impianti sportivi, a eh, Salerno dobbiamo partire sugli impianti. Uh, Enzo, tu hai, da, da tifoso, da salernitano, vivi sulla pelle questo problema: no? il fatto che abbiamo uno stadio di 40.000 spettatori solo sulla carta, per la verità, ma che alla fine è una cattedrale nel deserto che vive per due giorni uh, al mese, uh, a volte neanche. <coughs> neanche voglio dire con continuità eh, i mesi estivi è sempre chiuso non può diventare quello un elemento uh, di uh, un elemento produttivo un elemento che può ovviamente come fanno gli stati inglesi noi abbiamo girato stati un po eh, in tutta europa e solo in italia non si riesce a fare ovviamente non, non è compito tuo però tu fai parte di un'amministrazione comunale perché battiti per questa cosa perché a far diventare uno stadio produttivo è non solo un, un, un centro di costo ma un centro di ricavo per le società e ovviamente già cambia la scena, questo però è possibile quando lo Stato è di proprietà delle società, certo. infatti, poi neg negli altri paesi, come l'Inghilterra, gli Stati sono di proprietà delle società per cui ci mettono i centri commerciali, fanno marketing, merchandising, io... cosa che in Italia ancora non si riesce a consolidare. Sì, siamo tutti legati agli stati comunali. E sì, quindi... Però posso dirti una cosa questo è vero, è assolutamente vero. Anzi, speriamo che l'amministrazione comunale riesca in qualche modo. Non so se però Salerno c'è qualcosa fare. che vorrei Beh, raccontarvi perfetto, eh, perché. Però si io una cosa, si sono fatte le società partecipate, no? Ora, eh, per quale motivo non, è, non si è mai pensato di investire su quella struttura e farla diventare una struttura gestita da uh, una società partecipata dal comune e farla diventare una struttura uh, che, uh, teatro, uh, cinema, uh, supermercati, ristoranti, avere ludoteche, dar, dargli la possibilità di far vivere ai salernitani, a tutti i tifosi salernitani. Della grande provincia sud di Salerno, che sono tutti appassionati di Salernitana, fagli vivere quel contenitore per tutto l'anno e farlo diventare un elemento di attrazione, eh, dove è possibile avere un ritorno economico. Non solo dal momento sportivo, ma il momento sportivo deve essere trainante per l'economia che può portarti eh, la passione per, per, per dei colori sociali. Sono, sono d'accordo, le... bisogna far vivere il patrimonio. Eh pubblico, bisogna farlo vivere perché bisogna beneficiare del, di quello che esiste. Eh, poi che ben vengano i privati, però Assolutamente. io eh, da questo punto di vista però devo dire, proprio qualche giorno fa abbiamo fatto una riunione col direttore degli impianti sportivi per eh. alcuni eventi. Nel periodo primaverile, eh, eh, già... allora già aprile, maggio, giugno ci saranno vari eventi allo stadio Arechi, il trentennale della scuola calcio primavera, altre iniziative. Non ve le anticipo tutte perché lascio a loro l'opportunità ovviamente di raccontarle, però ci sono tante richieste che sono state benevolmente accolte dall'amministrazione comunale quindi ci saranno una serie di eventi ci saranno tanti eventi allo stadio nel tutto il periodo primaverile ovviamente compatibilmente del resto all'utilizzo che la Salernitana ne fa per gli allenamenti due volte a settimana e per le partite ma poi nella direzione che hai raccontato tu che io condivido eh, diciamo, quando ero impegnato direttamente anche su questa delega, su questo settore, diciamo, abbiamo avviato insieme al sindaco anche eh, un'altra idea che è quella del, del Museo Fortunato. Ecco. All'interno dello stadio Aricchi c'è un provvedimento di giunta voluto dal sindaco, voluto dall'amministrazione. Per il qua, con il quale in qualche modo abbiamo eh, dichiarato la disponibilità e la volontà di investire su un, su un vero e proprio museo per Andrea Fortunato, un museo dello sport in generale, quindi sia per la valorizzazione del, dei libri, di tutta una serie di, di cose, di opportunità che ci vengono offerte dalla famiglia Fortunato. E, ma anche una possibilità di far vivere quello spazio, quindi lo stadio, farlo conoscere. Quindi da questo punto di vista diciamo... Ma, ma, ma l'indirizzo qual è? È quello di gestirlo sempre come, come cosa pubblica o di affidarla a un privato e fare in modo che questo privato attraverso l'investimento nella squadra possa poi... Uh, averne un ritorno per la gestione dello stesso impianto Attenzione, e per renderlo qua, anche funzionale qua, così... qua rischiamo di scivolare eh. su, su una banana diciamo così, su una buccia di banana così come, ha, come è scivolato qualcuno qua dietro, infatti quella è una struttura comunale, per cui eh, è il comune sicuramente che ha fatto l'investimento per i torneri, è, è semplice o pensiamo che sia semplice trovare un privato disponibile a mantenere delle strutture che hanno dei costi enormi, incredibili, certo. e soprattutto quando hai una società eh, o hai una squadra che non milita nelle, eh, nella massima serie o comunque che dà delle opportunità diventa difficile poi certo, gestire e certo. governare questo percorso. È evidente che per quanto ci riguarda condividiamo, fino a questo lo possiamo dire, condividiamo l'idea della utilizzazione dello stadio anche in in vari momenti diversi da quelli della partita da, della domenica oppure degli allenamenti della squadra, e ho detto che. Già eh, li ospitiamo ospiteremo, ovviamente c'è cioè in itinere il percorso, questo museo Fortunate ci saranno tante iniziative, tante scuole calcio ad esempio che vivranno lo stadio Arechi per, quindi, eh, per eh, alcune iniziative. quindi, dar... quindi L'idea sicuramente è questa, di continuare in questi termini. Quindi no, non, di, non di trovare un privato, o una società sportiva, affidarla, che ne so, alla Sotterità di Lotito per dargli la possibilità di fare degli investimenti. Magari daglielo in gestione per dieci anni e dagli la possibilità. Ma no, lì c'è una convenzione: con la Serenità di Lodito c'è una convenzione sull'utilizzo dello stadio con determinati criteri, requisiti due volte a settimana. Ecco, partita, però questo significa un costo. E giusto? Do... E poi co... significa okay, un costo. Però però se volpe da questo punto Perfetto. di vista un esperimento diciamo, simile a quello che racconti tu, noi lo stiamo facendo sul campo volpe. Dove ovviamente il progetto è importante, è imponente, l'abbiamo fatto insieme alla Salernitana nell'intesa d'intesa con la Salernitana. Con l'attuale Salernitana. Salernitana. Quindi, in qualche modo, gli, diamogli la possibilità, perché effettivamente oggi, investire nel calcio poi noi da tifosi vorremmo che si investissero sempre più soldi perché vogliamo una squadra sempre più forte perché vogliamo andare in Serie A però poi i conti devono in qualche modo tornare eh, ma quando si è trattato di adeguare per capirci Antonio quando si è trattato di adeguare lo stadio Arecchi alle nuove normative eh, credo fosse la legge Maroni una cosa del genere sono tutti scappati via eh no, che dobbiamo fare i tornelli dobbiamo fare i tornelli all'epoca sì, non sì. con questa società sia... il comune cioè. è stato l'unico ad, no, penso ad che sia una delle poche. No, penso tra che, che sia stata una delle poche amministrazioni comunali a farlo direttamente, forse l'unica in Italia no, e qui è complesso eh, diciamo, sì, questo ragionamento che meriterebbe approfondimenti perché credo che anche su un business plan non, non sarebbe molto semplice eh, quello che dicevo per un privato nell'investito. Il fatto che sei diffuso la Sernitano ci fa sperare bene per il futuro, allora va Sappiamo eh, per però che questa società tra problemi e cose ci ha portato in pochi anni già. Incrociamo le dita, però a, Senti, a varie Enzo, promozioni va bene, Enzo uh, altre due domande, anche abbastanza veloci perché i tempi stringono. Uh, la prima è ritornando a al, Maraio, avvocato: come vedi il mondo delle professioni a Salerno? Ovviamente è strettamente legato all'economia, il professionista lavora per le imprese, se le imprese chiudono. Siamo veramente in difficoltà, ma eh, la tua visione, che cosa accadrà? Eh, Quali sono le prospettive? Un professionista può ancora investire in questa città? Ma io ho il dovere e se pensassi diversamente dovrei come, quantomeno diciamo, avere l'onestà intellettuale di non impegnarmi più. Io ho il dovere di ritenere che in questa città, per lo sviluppo che stiamo costruendo, eh, perché la stiamo rendendo attrattiva, perché tanti marchi importanti stanno andando a Stadiano, tanti imprenditori e dovranno venire sempre di più, eh, perché abbiamo fatto una concentrazione, il sindaco De Luca ha voluto la, ma la massima concentrazione di opere di architettura contemporanea più importanti, con le migliori firme, non dimentichiamo Calatrava, Bofill, Zaadid. Significa esattamente creare attrattività. Un orgoglio per Salerno. È un orgoglio no. per Salerno ma significa creare attrattività. Perché io credo che le professioni e i professionisti avranno in questa città, nonostante la crisi evidente, qua c'è una crisi complessiva, non, non raccontarlo significherebbe dire non essere onesto intellettualmente, la crisi c'è, però io credo che noi ci difendiamo bene e che le professioni dovranno riemergere. Il problema poi tra l'altro si innesca su un problema più nazionale e nazionale. Perché non dimentichiamo che qua in Italia si scontano alcuni retaggi che non ci rendono competitivi col resto d'Europa e col resto del mondo. Se è vero, come è vero, che mediamente, prima accennavamo all'università. E se è vero, come è vero, che i nostri professionisti si laureano, poi dopo la laurea lo fanno già in ritardo perché non funziona il sistema universitario, non si investe nella formazione, tutta una serie di cose, si laureano in ritardo rispetto ai coetanei del resto del mondo, o del resto d'Europa, volendoci mantenere nelle cose più limitrofe, nei territori più limitrofi, poi devono fare il praticantato, poi devono fare l'esame di Stato, il più delle volte, come tu sai. Praticantato esame di Stato ti porta ben poco perché c'è diciamo, grande difficoltà. Io credo che ci sia da riformare l'intero sistema, l'intero assetto per consentire ai giovani di entrare nel mondo del lavoro, ai giovani professionisti di entrare nel mondo del lavoro più velocemente. Forse questo strategicamente diventa positivo perché la concorrenza... È l'anima forse anche dell'innovazione, il confronto e anche il, il doversi confrontare con, eh, con a, tanti altri professionisti, tanti altri colleghi, significa anche migliorare l'offerta e quindi poter rimanere. La risposta è senz'altro che noi ci auguriamo e stiamo costruendo una città nella quale insomma, giri l'economia e quindi anche i professionisti possano avere la, la loro eh, opportunità. Bene, un'ultima un domanda, mezzo minuto, siamo mezzo veramente minuto. agli sgoccioli, anche una battuta puoi, puoi utilizzare. Quanto è importante la comunicazione per te, per te e per i ruoli che tu hai? No, la comunicazione è fondamentale, eh, questa è la società, ma non lo dico tanto per dire, ma perché lo vivo e lo vedo, questa è la, eh, la società della comunicazione. Tutto avviene tramite internet, siccome lo devo dire con una battuta, due esempi. Obama ha vinto, il presidente Obama, l'uomo più forte al mondo, ha vinto eh, giocando sul ruolo di social network, giocando su internet. Eh, lo stesso quello che sta capitando in Italia diciamo, si lega alla comunicazione, l'ultima campagna elettorale ha avuto l'anomalia che si è fatta esattamente in televisione, qui credo che la comunicazione è fondamentale, un manifesto politico che è particolare attira, un manifesto che si conforma e si uniforma agli altri non serve a nulla e non porta beneficio. Per cui il ruolo della comunicazione è sicuramente un ruolo fondamentale. Per cui questi professionisti e voi avrete possibilità nella nostra città. Enzo, veramente grazie, è stato grazie uh, veramente gentile a stare con noi. È stata una chiacchierata molto interessante, spero anche per tutti gli amici che ci hanno seguito da casa attraverso i vari canali. però permettetemi 30 secondi. Ringrazio Radio MPA, Gerardo Caputo, il direttore, che ci dà la possibilità di uh, avere uh, questo spazio, il polo delle professioni di Salerno, più Economia Campania e tutti i partner che adesso sono veramente tanti. Che ci sosterranno e che daranno la possibilità a, questa, a questo spazio di poter avere varie, vari canali. Di, eh, appunto, parlavamo di comunicazione, parliamo di comunicazione. Siamo nella casa della comunicazione, stiamo a casa di Studio strategico, Quindi, voglio eh, ringraziare tutti per, per la collaborazione e per eh, dire, lo sforzo che stanno mettendo affinché questa questa trasmissione possa avere, uh, possa avere successo e possa raggiungere quanto più uh, radioascoltatori e, e eh, diciamo utenti uh, possibili. Grazie Enzo, grazie ancora e grazie. Uh, ritorniamo, diamo la linea alla regia.